Ashley, la sua reazione alla vista di quelle creature? Sparisci. Pensa davvero di uscire viva da qui? Mollami, ok? Io chiamo la polizia. E lei, Shannon, qualche commento? Piantala, ho troppa paura per scherzare. Ma questo è un cretino. Oh no, fine della batteria. Che sorpresa, sono ore che filmi. Non è possibile. Sì, ma filma solamente tette e culi. Non c'è campo qui. Avete un piano? Non abbiamo scelta. Bisogna avvertire Friedman. Allora, abbiamo capito, dobbiamo andare da Friedman. Da quella parte. Andiamo a cercare Friedman. Deve essere nel suo ufficio. Non c'è più niente da trovare qui. Ma siamo sicuri? Ma cos'era quella roba nel solaio? No, ma perché? Mappa! E poi così? E poi giù? Walt! Ma quindi vi devo fare la tessera del club disagio? Allora. Sul serio? Sembra la stanza di mio fratello. Sì. Ok, ti seguo. Friedman è in questo edificio. Ok. Devo prendere confidenza un attimino col gameplay. Ah, qua c'è sto qua, un altro. Quello con i voti di merda. Che ci fai qui? Niente, correggo i miei appunti. Se vuoi faccio anche i tuoi per $50. Finiscila, non è il caso. E tu cosa fai qui? Qualcosa non va? Cosa? Ma non hai visto? Nei corridoi, tutti quei mostri a spasso. È un inferno. Ehi, non so cosa hai fumato, ma devi darci un taglio. Ma non dirmi che non hai visto niente. Non hai notato niente di strano? Tutto in questa scuola è strano. Ma che sopracciglia ha lui? Questi cosa sono? Non sto scherzando, Kenny non si trova. Cosa? Mi prendi in giro? Anche il professor Walden è ferito. È dovuto andare in infermeria. Siamo bloccati qui. Bisogna avvertire Friedman se vogliamo uscire da questa scuola. Wow, la tua storia si fa interessante. Ok, ti seguo, ma spero che non siano tutte balle. Non vuoi che venga con te? Bicchieri di carta. Ho preso 3 bicchieri di carta. Dovrebbero bastare. Ok, andiamo. E lui che fa? Questa serratura è uno scherzo. Stan lo farebbe più in fretta di me. Ah, lui è bravo solamente per scassinare più velocemente. Strana scomparsa. Il liceo Leafmore è di nuovo al centro di polemiche. Greg Anderson, uno studente del secondo anno, è infatti scomparso nella notte di lunedì. Che sia il pelato? I suoi amici ne hanno notato l'assenza dal dormitorio dopo le lezioni. Dopo un malore, lo studente si era recato in infermeria, luogo in cui è stato visto per l'ultima volta. Scompare un altro studente, l'elenco delle sparizioni da Leafmore è diventato ancora più lungo con una nuova vittima, Tom Mahaust. Comunque, la polizia è tuttora priva di indizi e molte famiglie hanno deciso di ritirare i loro figli da scuola. In 5 anni ben 12 studenti scomparsi senza lasciare tracce. Minghia. Strano però che la gente continua ad iscriversi. La vicenda di Leafmore, la polizia reagisce, nuove misure intraprese dalla polizia nella vicenda delle scomparse di Leafmore. Dopo la scomparsa di un sedicesimo studente, Richard Craig, martedì scorso. Polemiche a Leafmore. Cosa fa la polizia quando verrà ordinata la chiusura di questa scuola? Ha detto il signor Flint uscendo dalla questura dopo la scomparsa di suo figlio Harry.
La risposta non si è fatta attendere. Il preside dell'istituto, il signor Friedman, si è incontrato stamani con i giornalisti. Sembra che il folle che sta provocando il caos nel nostro istituto sia interessato solo agli studenti che restano nel dormitorio. Di conseguenza, in accordo con le forze dell'ordine, vi abbiamo chiuso l'accesso fino al ripristino dell'ordine. Chiusura del dormitorio di Leafmore 3 anni dopo l'ultima delle scomparse. Ok, qual è il titolo? 3 anni dopo l'ultima delle scomparse avvenute a Leafmore, nessuna delle quali è stata risolta. Herbert Friedman, preside del liceo, ha annunciato ufficialmente. Però scusate, c'è uno schermo enorme. Queste cose microbe. Ma che te pare? Adesso per qualche sparizione chiudi la scuola. Ma va. All'epoca non ce n'era Covid. Poi comunque a me sembra strano com'è che la polizia in tutti questi anni, perché dicono sono passati già 3 anni, non ha trovato nulla. La cosa puzza. Non è che spariscono così nel nulla, non ne sono spariti 2 o 3, ne sono spariti 16. Come fanno a sparire 16 studenti senza lasciare una traccia, nemmeno un indizio? Strano. Sebbene l'autore di questi crimini sia ancora in libertà, sembra che la chiusura del dormitorio abbia placato la furia del malato di mente responsabile di queste scomparse. Quindi hanno risolto semplicemente chiudendo il dormitorio? No, io mi tengo la ragazza. Ok, vengo con te. Ho preso 3 bicchieri di carta, dovrebbero bastare. Non c'è più niente da prendere qui. Sicuro? C'è un'altra porta comunque. No, quella era l'unica porta. Aspettate, l'ho sporcato. È rimasto un biscotto, va, lo mangio e via. Sto andando al punto d'incontro. Scusami, non sono stata io. Guarda, non mi ha detto vuoto. È successo qualcosa qui. La nostra scuola ha vinto il torneo di basket accademico 3 anni di fila. Che ha preso? Scusate, non ho visto. Forse la mappa. Ah, mamma Rosa, stai parlando di White Day. Kurisu, non hai visto la mia live di White Day? Il mio gameplay su YouTube di White Day? Io veramente sono indignata. Indignata! Basta, me ne vado forever. Non mi piace sto rumore, assolutamente no. Cioè, pieno di bibita, non ne piglia manco una. La serratura è uno scherzo. Ok, vengo con te. No, andiamo avanti, perché mi ricordo qualcosa di... Porca troia! Ma non ho la torcia! Questa serratura è uno scherzo. Oh, scusate. Panico, paura, cosa faccio? Non ho la torcia, come lo ammazzo? Cosa faccio? E dove vado? Scappo, non ho salvato, porca puttana. Ok, è registrato. Ma
Gli canta la ninna nanna, gli canto. Merde. Ma io non ho la pistola, vero? No. Posso provare ad ammazzarlo, ma col pensiero. Eppure facciamo così. Guarda, guarda. Madonna che schivata. Rotola, rotola, veloce, 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 veloce. Eccolo, 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 eccolo. Ma dai! No, non ci credo! No, non ci credo! Non ci credo! No, aspetta, carica! Sì. Voglio cittare. Vieni qua, Ciccio, vieni. Vabbè, burina, ti devi muovere. No, ma lui è lento. Avrei dovuto scegliere l'altro tipo. Andiamo, se ne vieni, ciccia. Proviamo ad andare su. Vediamo che c'è qua. Del nastro adesivo. C'è una catena completamente arrugginita che blocca la porta. Come posso accelerare i tempi? Ah, abbiamo il bicchiere per utilizzare una qualche sostanza, mi pare. Vabbè. Posso andare là, c'è la luce. Questa si sente male. Non c'è nient'altro qui? Non c'è più niente da prendere qui. Merda. E luce fu. Dai, è morta! Ma che burina! Ma vedete che muoiono praticamente con uno sputo, sti cretini! Riprova a scassinare la porta, io tra l'altro. La mia da scappa la cacca. Fatto, andiamo. Cioè, questa è proprio gna fa, ragazzi. Allora, un attimo, questo usa. Adesso sto bene. Ma non lo devo usare io. Come si cambia PC così? Ah, mi sento meglio. Ok. Dai, si vede che c'è il coso lì. Premi select cosa, scusami. Ragazzi, non mi prende il kit. No, magari ci devo venire con la luce. Ho paura. Ma che appuntamento hai, Kuriso? Scusami, non ci dici niente. Ho sbagliato strada. Ti sei perso a disagio, assolutamente. Disagio, tanto disagio. Dai, dai, levati.
E levati. Per l'amor di Burinix. Ma dove sta andando lei? Oh, più finestre di così? Non vedo altre finestre. Allora, la mortifilia si presenta sotto forma di cifre. La classificazione appare difficile. Questa pianta è endemica e emette germogli microscopici che non sembrano destinati a formare una nuova pianta, ma forse a generare altre foglie da esaminare più accuratamente. I parassiti ha l'aspetto simile a un ragno. Vabbè. Spiegano la sua capacità di propagarsi in modo spropositato, ipotesi suffragata dalla presenza di un polline sovradimensionato che assicura la proliferazione. Minchia, veramente! No, aspetta, Kurisu, no! Non andare, non si fa al buio! Ragazzi, abbiamo perso Kurisu. Poi ci racconti, esame dettagliato dei germogli. Il germoglio mostra una capacità germinativa stupefacente. La presenza di centinaia di linee sul collo conferma che la specie ha una longevità fenomenale. Taglio degli xilemi. I dotti sono completamente asciutti, nessuna traccia di umidità. Come vengono irrigate queste cellule di clorofilla? Ma tutta questa cosa che sto leggendo, cioè, non mi devo laureare in botanica. La sostanza nera rilasciata proviene da ghiandole situate sulla radice. Quindi tutta questa schifezza, ragazzi, è dovuta a una pianta, esperimenti su una pianta? È velenosa per il proprio ambiente biologico. Durante una sequenza buio, luce, buio, è possibile osservare variazioni nella concentrazione di ossigeno in presenza e in assenza di DCPPPP. La pianta è particolarmente sensibile all'esposizione. Teme la luce. Questa pianta trasgredisce tutte le regole della fitologia. L'analisi molecolare evidenzia associazioni di geni che consentono di definire la mortifilia come un organismo unico non ricombinante a livello genetico. Ciò vuol dire che il processo per lo scambio di materiale genetico non è di tipo sessuale, ma parasessuale. Ho tentato un esperimento durante il quale si è formato un nodo diploide temporaneo. In questo nodo è stato prodotto un incrocio mitotico, ma parlate come magnate, a bassa frequenza. Il nodo diploide è dunque diventato autonomamente aploide. Io ammetto la mia ignoranza, ragazzi, non ci sto capendo un figo secco. Mediante la perdita di cromosomi. Utilizzando questo sistema, due specie diverse potrebbero scambiarsi materiale genetico. Conclusione, è certo che la mortifilia possiede proprietà anomale. Nonostante l'incredibile longevità, la pianta è particolarmente ricettiva all'ibridazione. È necessario procedere con la ricerca ed esaminare in dettaglio il genotipo di queste cellule. Kim Basinger ha trovato Bruce Willis in un appuntamento al buio. Ma quanto è durato, Sefirotto? H2SO4, acido solforico. Devo stare attento a non bruciarmi. Sì, però prima di fare tutto ciò. Scusate, ragazzi, la porta dov'era? Per andare su? La porta per andare su era quella dietro? Stefano, ciao! Ti ho fregato i Ringo. Li ho mangiati tutti, alla faccia tua. E anche il tè. E abbonati, guarda. Manca abbonato io veramente. Indignata. Allora, mi ricorda il puzzle di coso comunque là, che era Monkey Island. No, ma l'ho fatto? Usa. Presto, il bicchiere si consuma. Il bicchiere si consuma. Non ricordo la strada.
Non ricordo la strada. Cioè, vabbè. 18, 17. Quella sta male. Spero sia questa la strada. Ovviamente non è questa. Una pistola. Niente, non ce l'ho fatta. Ok. Niente, devo rifarlo. Però adesso forse posso ammazzare il boss, là, il coso. Attacca la torcia. Ok. Però io direi di risalvare. Non capisco come avevo missato sta porta. Non ti fanno abbonare col Prime, ma... Ma dall'app era successo, Imiko. Stefano, devi provare da PC. Ok, è registrato. Aspetta, ciccia, curati. Questo si allontana però con la torcia. Sì, ma non schiatta manco, scherza. È schiattato. Ce l'abbiamo fatta. La PC dice quando si sblocca, allora dovrebbe controllare da lì. Per vedere un pochino la situation. No. Controlliamo bene il posto. Sì, vabbè, ti devi stare un attimo zitta. Perché devo capire come cambiare arma, così. Allora, adesso... Allora, qui c'è il bicchiere. Qui c'è l'armadietto. Niente, allora riproviamo a fare la... Non c'è il bicchiere qua, c'è la sostanza. Qualcosa lo sognerà. No, ma dai, non era nemmeno chissà cosa col robo lì. Presto, il bicchiere si consuma. Presto, il bicchiere si consuma. Parte 2. Non ricordo le scale. Full back. E lì c'è la stanzetta. Boys. Io provo qua, oh. Dai. Ma mi conviene effettivamente prima vedere dove devo andare e poi. L'hai fatto! Dai, niente, ragazzi, ho sbagliato di nuovo. Ho preso 3 bicchieri di carta. Dovrebbero bastare. Grazie. Funziona solamente da browser. Mi buca nel muro. No, qua è la scala. Qua c'è pure il simbolino delle scale. Mannaggia. Sono rinco. Ok, rifacciamolo. Ancora. Presto, il bicchiere si consuma. Abbiamo capito però. Ma se questa si sposta, mi ostruisce il passaggio. Ragazzi, me lo dice in continuazione, devi giocare competitivo, gnagnagnagna. Ma è la vecchiaia, Stefano, ormai non se puede. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qua non c'è altro. Viva la rima, datemi... Tutto questo casino. Sì, è uno sfacelo. Ma cos'è tutto questo casino? Disse con ansia a questo burino. Questa
serratura è uno scherzo. Questa serratura è uno scherzo. Esatto. No, no! Okay, andiamo. Ma quella? Ma no, no, levati! Che non ho salvato, levati! Qualcosa da fare. Alleluia. Cioè, ma questa... Tipo Tekken... I baiocchi e i Ringo. Stefano, io dico baiocchi, mi piacciono di più. Stefano, aggiungi i baiocchi alla lista della spesa. Praticamente queste cose servono solamente per curare lei. Allora, io sono venuta da qui. Devo curare anche lui, effettivamente. Non ne ho più. Ah, adesso posso andare nel bagno. No, scusate, allora io torno giù. Torno giù, nel bagno c'era quel medikit. Allora ragazzi, per fare competitivo ci vuole allenamento, perché lo sapete che io giocare competitivo tanto per no. E per avere... Io non ce l'ho quel tempo, Stefano, per diventare decente ad un competitivo. Quindi o gioco e faccio figure di merda, oppure non ci gioco. Oppure, che ne so, ti occuperai tu adesso di tutto e io diventerò una pro player di qualche, non lo so, qualche gioco competitivo. Too late, mannaggia. Sembra chiusa. Questa serratura è uno scherzo. Questa serratura è uno scherzo. Dici face, dici. Allora, intanto rompiamo le finestre. Aspetta, aspetta. Io la vedo brutta. Chi è questo? Ma io non lo ricordo quando ci ho giocato l'altra volta, veramente. Grazie Stefano per la resub, bravo! Oggi la gioca e se diventa stuparella, esatto, esatto, io approvo comunque. Il server deve essere disattivato. Vabbè. Ma poi, ma è uno zombie ragazzi, ma come è vestito? Vuoi giochi più competitivi? È la cartella del professor Walden. Ma cosa ci faceva con tutta questa roba? Come non lo vedi? Sembra l'ago di una bussola. Non c'è più niente da fare. Spostati, vai alla luce! Ma ragazzi, pure... Lui mi ha attaccato, eh? No, ma è uno zombie, tipo. Allora, la mia domanda è, se sulla pistola c'è attaccata la torcia con lo scotch, come fa il carrello della pistola a scorrere se è bloccato? A questa domanda potrà risponderti... chi c'è in chat al momento ti risponderà... Ti risponderà David. David, rispondi alla domanda del signor Faze. Anna. Ma lui guarda qua, ma niente. Non c'è più niente qui.
Allora non c'è più niente. David se n'è andato, ragazzi, e non ritorna più, mi sa. Allora, questa stanza è fatta, sto carrello non serve a niente. Vabbè. Ok. C'è ancora qualcosa da fare qui. Allora, qua c'è ancora qualcosa in giro da raccogliere, mi dice. Vai, 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 colpisci. No! Non ho salvato. Ragazzi, ma mi dovete ricordare di salvare, se non ci pensate voi. Shit. Quindi ho salvato qui io, l'ultima volta. Ah, ora sto molto meglio. Ah, ora sto molto meglio. Ma devi fare lui! Cioè, ragazzi, a sto giro tutta la pistola, tutto il caricatore praticamente ho dovuto usare. Salvo sopra, salvo sopra. Ma qui non si vede niente. Oh merda. Qui abbiamo già rotto? Sì. H2SO4, acido solforico. Devo stare attento a non bruciarmi. Presto, il bicchiere si consuma. Salvo sopra. Dopo aver ammazzato i cosettini là nel corridoio, i due cretini. Se non mi ammazzano quei cosi, Funziona. Funziona. Ma cos'è tutto questo casino? Sì, è uno sfacelo. Ah, non sono apparsi. Come mai? Ok, allora salva adesso. Ho solamente due save. Ok, è registrato. Questa serratura è uno scherzo. Questa serratura è uno scherzo. E ho capito, però, figlio mio. Ma muoio. C'è qualcosa da fare qui. Fa male. Piantala, mi fai male. Piantala, mi fai male. Ma chi era? Uno scherzo. Quello è Moreno quando va in bagno, però non riesce ad espellere, quindi
Ti vibi, Moreno. Ah, ma guardate cosa c'è lì che non ho preso prima. Munizioni per il revolver. Ah, aspetta, eh. Ma io prima non sono entrata in questa stanza, in realtà. Non c'è più niente da fare. Non sono entrata qui. Non sto facendo una vandala, sto semplicemente riarredando, Moreno. È un tocco di classe questo. È chiuso. Lì vado giù. Friedman. Ma io non sono andata in una stanza. Ma questo prima non era qua. Porca puttana. Allora, chiama lei sempre col mal de panza, ma non se può. Ah, mi sento meglio. Ma yaha cosa? Ma io noto del ritardo in questo gioco, eh? Ma che è sta musica? Una placca commemorativa di una spedizione scientifica. Su di essa sono leggibili le coordinate longitudine 3. Allora, un attimo. Quadernino. Mouse, non mi serve adesso. Allora, abbiamo detto. Quindi, Obscure. Longitudine. 330 gradi, latitudine 20. Ok, quindi 330 è su e 20 è di lato sinistro. Ok, tutto perfetto, ragazzi, tutto perfetto. Ok. Non c'è più niente da prendere qui. Ok. Quanto è vecchio questo gioco? Praticamente questo era un gioco PlayStation 2 addirittura, Fede. Ho freddo. Quindi stiamo parlando del 2000 qualcosa.
Lì ci devo andare, però prima devo andare in quella stanza che ho missato, dove c'era il cosino. Lo pubblico, pubblicherò il quadernino. Costerà minimo 49,99 €. Se lo volete autografato invece sono 70 €. E non posso, ho solamente un save. No, non salvo adesso. Ma spostati! Qua, qua! Venite qua, burini, se avete il coraggio. Vabbè, ma questa è scema. Bel lavoro. Batteria scarica cosa? Non incarica sto coso. Stefano, dov'è Stefano quando serve? Va in carica e poi subito non in carica. Io che ce devo fare? Provo così. Ma questo non va. E questo non va. Ragazzi, è un problema. Non mi carica l'iPad. Ma chi è? Moreno, basta! Non lo so, non mi carica l'iPad, ragazzi, non so che cazzo ha. Ho veramente un problema. Ciao, Lero! Qualcuno ha già parlato di cibo? Sì, ho anche mangiato il ringo in diretta. Allora. Non so quanto reggerà questo iPad. Il cosino l'ho preso, sì? Tanto che ore sono? Che ore sono? Le 18:01. Spero almeno un'altra mezz'oretta, ragazzi. Ok, possiamo andare. No! Stefano, non fai il postino. No. Qui. Come cos'hai fatto? Siete che urli, Moreno. Che sei stitico, non lo so. Ma diccelo qual è, che problema hai. Se vuoi ti faccio veramente una purga. Così non è più difficoltà, perché mi dispiace, ogni tanto sentiamo le tue grida. Era questo! Mamma, questa mi mette l'ansia. Ora sto molto meglio. No, questo giocato con un compagno sarebbe migliore sicuramente. Abbiamo un coso per salvare, attenzione. Oggi 17:38. Pronto, signora Smith? Sono Miss Wixon. Può dire al signor Friedman di venire da me appena può? È molto urgente. Non posso lasciare l'infermeria. Gli dica di venire subito. Grazie. Oggi 18:50. Herbert, se ci sei, rispondi per favore. Vieni subito. Io non so cosa stia succedendo, ma credo che abbia a che fare con gli esperimenti. Ho visto diversi allievi, insomma, è una cosa seria. Vieni prima che puoi. Datemi una base. No, basta, non ce ne frega, 17:38. Datemi una base. Una base che io conosco. Signor Friedman, è lì.